Ciao a tutti, sono Giulia Masboom 24 e siamo tornati con un nuovo video qui sul mio canale che, come previsto dall'orario, oggi è martedì e perciò Met. Iniziamo subito. Intanto vi volevo ringraziare perché abbiamo raggiunto i 40 iscritti, anzi ora siamo a 42, anche se io sto registrando questo video di lunedì e perciò non so se martedì si saranno aggiunti degli iscritti in più, io ci spero. Oggi ho raggiunto i 40, ma anche i 42. Andiamo avanti. Daryl non è né il tempo e né il luogo. Ah, è vero, dovevamo mettere, voi lo riconoscete? Oh, vi conoscete? Hai intenzione di presentarci o no? Matt mi guarda confuso. Si passa una mano fra i capelli. Sembra essere stato colto completamente alla sprovvista. Giulia, questo è Daryl, mio fratello gemello. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Ecco perché si somigliavano. E poi io ho detto ci vuole che è fratello nell'ultima puntata. Daryl, questa è Giulia, il nome mia collega alla Carter Corporation. Oh, bene, bene. Il luccichio insolente negli occhi di Daryl ora sembra malizioso. Una scarica di adrenalina si scatena dentro di me quando realizzo che Daryl, il quale conosce i miei sentimenti segreti per Matt, è ancora suo fratello. È anche suo fratello. No, perché il quale conosce i miei sentimenti segreti per Matt? Ah, perché stava aspettando lui, mi sa. Oh no, 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 ti prego, non dire una parola. Stai calma. Niente panico, dopotutto mi sarei potuta riferire a qualsiasi altro collega quel giorno al parco. Ah, è vero, Dio! Non mi avevi detto quali meravigliose creature si potessero trovare nella tua azienda, fratellino? Sono certa di diventare rossa come un peperone quando Daryl mi guarda con quel vivo interesse negli occhi. Matt è chiaramente arrabbiato. È diverso con il fratello intorno. Riprende a parlare, a dispetto del commento di Daryl. Che stai facendo qui? Mi piacciono i concerti rock. Si incontrano sempre persone interessanti. Daryl non mi leva gli occhi di dosso mentre rispondo alla domanda del fratello. Non so più che fare. Ok, sta calma. Respira, Giulia. Respira. Non mentirò, avrei preferito essere invitato dal mio carissimo fratello, ma a volte si deve sapere quando prendere l'iniziativa. Un uomo arriva e sussurra qualcosa all'orecchio di Matt. Non riesco a sentire che dice. Comunque, come Matt si volta verso di noi, lancia un'occhiataccia a Daryl. I ragazzi hanno bisogno di una mano nel backstage. Torno subito. Non c'è fretta, fai con comodo. Vedo Matt allontanarsi, serrando la mascella. Attraverso la stanza dando a Colin che lo sta. Attraversa la stanza dando a Colin che lo sta aspettando un cenno amichevole. Non posso fare a meno di sentirmi gelosa nel vedere un gruppo di ragazzi, di ragazze mangiarselo con gli occhi. Perciò ne siamo rimaste solo questo tizio. Cammino con impazienza avanti e indietro aspettando che Matt sia abbastanza lontano prima di parlare con Daryl. Ricapitolando, il collega che ti piace è mio fratello? Ecco appunto. Ci siamo, il mio cuore si ferma, come lo risolvo ora? Lo sapevo, non lo so, provo per mentire. Proviamo. Digli la verità, mi sto pentendo. No, in realtà sì. È complicato, ok? Restane fuori, per favore. È incredibile. Cosa? Una bella ragazza come te innamorarsi di lui, un idiota buono a nulla? Volevi che si innamorasse di te, brutto scemo, ma non ci sei innamorata. No, non è né brutto né scemo, cioè, un po' sì, però ok. Non è così. Senti, voglio parlare di me, non voglio parlare di me con te, ok? Non è abbastanza energia. Ah, santa Maria. Ok, ho ottenuto 90 energia con il minigioco per oggi. Ok, sembra che abbiamo molto più in comune di quanto tu potessi pensare, mia cara. Sto per morire. Per tua informazione, mio fratello non sa cosa vuole. Comunque probabilmente l'avrai già notato. Su questo ha ragione, non riesco a capire, Matt. Prima mi fa un complimento e l'attimo dopo mi evita.
non dire nulla. Sconcertata abbasso gli occhi sulle mie mani, poi, cercando di tirar fuori una sicurezza che non possiedo, lo guardo intensamente. Ti prego, non dire una parola. Tranquilla, non dirò nulla, ma tu stai sprecando il tuo tempo. Chiaramente tiene a te. Cosa? Lui tiene a me? Gli ha parlato di me. E se fosse così, perché stare sprecando tempo? La nostra conversazione viene interrotta da Matt, che mette la sua mano attorno alla mia vita. Sobbalzo sorpresa. No, ma perché sul più bello? Perché? No. E vabbè ragazzi, direi che per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, attivate la campanellina delle notifiche. E detto questo, noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.